Ben ritrovati, gentili amici, bellissime amiche del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it. Sono qui bello, baciato dal sole, ho voglia di Correa. Ragazzi, la rapidità con cui Correa ha fatto tutto e si è messo a disposizione di Inzaghi, di Simone Inzaghi. Ma oggi non vi parlerò tanto di mercato. Sono passato di qui davanti alla sede dell'Inter perché c'è un'aria strana. Sapete che io ho ancora due piccoli desideri, due piccolissimi desideri. Un miracolo di Marotta l'ultimo giorno di mercato, a livello Sanchez che è tornato da piano ma non dà garanzie, quindi sapete che si parla magari di Satriano che potrebbe restare, addirittura di Scamacca, non lo so. Però voglio dire, anche se non dovesse accadere, ragazzi, sono già contento così perché abbiamo straordinariamente limitato i danni. E poi l'altro piccolo desiderio che ho io, ve lo ricordate, no? Salvate il soldato Nandez. Soldato Nandez che comunque ha giocato con il Cagliari, però lui, insomma, l'uruguaggio vorrebbe venire qua. E comunque sarebbe un'arma in più per il centrocampo, anche perché io non lo so ancora se Sensi ci darà le garanzie che abbiamo visto finora. Quante volte abbiamo sperato che Stefano Sensi potesse farci una grande stagione e poi puntualmente, insomma, se c'hai anche Nandez in più, voi mi direte vabbè, ma magari recuperiamo Vidal, però voglio positività. Va bene ragazzi, ma oggi non vi voglio parlare di mercato, anche perché se tutto va bene abbiamo due video editoriali. Vi voglio parlare di Champions, già, perché oggi alle 18 ci sono i sorteggi della Champions e l'Inter è in prima fascia, non accadeva da un sacco di tempo, abbiamo l'obbligo morale di passare il girone, non ci siamo riusciti praticamente mai. Vabbè, una volta siamo andati in Europa League, tra l'altro facendo la finale, l'ultima italiana che ha fatto una finale di Europa League, che purtroppo non è andata bene un anno fa. Insomma, però dobbiamo passare il girone, dai, dopo quello che è accaduto l'anno scorso, che siamo arrivati ultimi, abbiamo l'obbligo morale di passare il girone di Champions League. Poi quel che accade, accade, eliminazione diretta, come lo sapete. Allora, tutti pronti alle 18 per cercare di capire bene che cosa accadrà nei sorteggi. Vado a ripassarle le fasce, le ripasso io così le ripassate anche voi. Fascia 1, Inter. Scusate, ho capito, cioè, è un evento e io sono anche spiritoso. È un evento e quindi fascia 1, Inter. Basta, ho capito. Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona e il Villarreal che ha vinto, porca miseria, se l'avessimo fatto noi un anno fa, che ha vinto, come sapete, l'Europa League. La fascia 2 è tremenda, ragazzi, la fascia 2 è tremenda perché avendo vinto il Lille, il campionato francese, c'è il Paris Saint-Germain, poi tutte sapete le cose che stanno accadendo con CR7 in questo momento, il Manchester United, il Liverpool, il Borussia Dortmund, il Barcellona, il Real Madrid e il Siviglia, oltre che la Juventus. La Juventus è in fascia 2, non in fascia 1 come al solito, perché lo scudetto lo ha vinto l'Inter. Fascia 3, attenzione perché la fascia 3 è spesso determinante, perché chiunque si vada a prendere la fascia 2, magari più forte di noi, ma sapete, la Champions, no? Passano le prime due e quindi magari possiamo passare anche la seconda. Dobbiamo vedercela però con quella della fascia 3. Per l'anno scorso la fascia 3 fu purtroppo letale col Borussia Mönchengladbach. Fascia 3 quest'anno abbiamo l'Atalanta, l'Ajax, il Benfica, il Lipsia, il Porto, lo Zenit San Pietroburgo, il Salisburgo e lo Shakhtar Donetsk. E andiamo alla fascia 4, la fascia quella delle Cenerentole, il Milan. Sapete quelli che hanno il DNA, no, della Champions? Mi ricordano, hai capito, la Cardinale, che certo una volta aveva una bellezza incredibile e adesso non è che c'hai sempre il DNA, perché dipende anche dai giocatori. Vabbè, comunque non facciamo dell'ironia, perché poi i cugini, sapete, i cugini di campagna non sono spiritosi, si offendono. Comunque c'è il Milan in fascia 4, il Bruges, il Malmo, lo Young Boys, il Wolfsburg, il Besiktas, la Dinamo di Kiev e la sorprendente squadra moldava dello Sheriff Tiraspol. Tiraspol, sono andato a informarmi, è una città moldava, la squadra si chiama Sheriff, e visto che c'è
Il mio amico Zorloni qua che è bianco nero. Ascolta, ma se la Juve pesca lo sheriff non esce più. Non ti è piaciuta questa? Stavolta, se prende lo sheriff, secondo me è manetta costante e vai fino in fondo. Non è piaciuta. Non è piaciuta, scusate, mi è venuto così perché lo sheriff, sapete, lo sheriff. No, scherzi a parte. Il mio girone, dai, tiro a caso. Allora, mi piacerebbe che intorno alle 19, quando sarà finito il girone dell'Inter, forse, vabbè, ovviamente l'Inter. Cavolo, in seconda fascia è un casino, ragazzi. Il Siviglia, guardate cosa vi dico, voglio prendermi la rivincita col Siviglia in Europa League, sì, voglio prendermi la rivincita col Siviglia che ci batté in Europa League, seconda fascia il Siviglia, cavolo, la terza fascia, non so, Salisburgo, cosa dite? Salisburgo va bene? O se no il solito Shakhtar Donetsk, però Shakhtar Donetsk mi ha brutti ricordi l'anno scorso, dai, fascia 3, Salisburgo, fascia 4, beh dai, fascia 4 lo Sheriff. Mi piacerebbe andare in Moldavia a vedere la Tiraspol, faccio una trasfertina un po' diversa dal solito. Sì, dai, allora un girone Inter, Siviglia, Salisburgo e Sheriff Tiraspol andrebbe bene. Sì, lo so, cari detrattori, mi dite, grazie, e quello è un bel girone. E invece ti capiteranno tutte le più forti di ogni fascia e andrai a casa anche quest'anno. Goofy, siete goofy, ma io questa volta invece con Simone Inzaghi magari faccio un pelo di strada in più. Quindi insomma mi raccomando, naturalmente ci sentiremo con un nuovo video editoriale per commentare il girone di Champions. So che a pochi gliene frega della mia vita, ma giusto per dirvi quello che accadrà, guardate che poi la maglia di Sartoria Sportiva di Paolo Grechi, oggi sono andato sul bianco qui davanti alla sede dell'Inter, adesso vedo, chiamo un mio amico, magari faccio un salto su, vi racconto se sta succedendo qualcosa, vediamo se capiterà in questi ultimi giorni qualche miracolo di mercato, ci risentiamo dopo i sorteggi di Champions. Stiamo parlando di tutto tranne dell'Inter, che domani gioca a Verona, c'è l'Inter a Verona, c'è la seconda giornata di campionato, c'è il rientro di Lautaro, magari Correa parte in panchina se riescono a disbrigare tutte le cose, insomma l'Inter in viaggio verso Verona, io sarò in un'isoletta greca che si chiama Carpatos, un'isoletta del Dodecaneso, quindi verrò relazionato su Verona-Inter, ma naturalmente troverò il modo di vederla. Quindi, grandissimi amici miei, viva l'Inter, vi saluto come sempre. Cercherò connessione permettendo e soprattutto io dico sono in Grecia, poi speriamo che vada tutto bene perché sapete che col Covid tu vai in aeroporto, prendi l'aereo, c'hai tutti i QR code, ma c'è sempre un pochino di tensione se riesci a partire. Mi auguro comunque di essere là e dall'isoletta greca di tornare a parlare della nostra Inter, magari anche con qualche sorpresa. Ciao a tutti, viva l'Inter, ci risentiamo prestissimo e dopo i sorteggi dei gironi di Champions. Ciao!